Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marco con un nuovissimo appuntamento, ragazzi, con Gwent. Oggi c'è un gradito ritorno, un ritorno epocale, un ritorno di fiamma, quasi lo chiamerei. Uno dei miei mazzi preferiti da quando ho iniziato a giocare al gioco, una delle mie carte preferite in assoluto, dopo giorni, settimane, mesi, ragazzi, che lavoravo su questo archetipo e che non mi convinceva più dopo i nerf. Decomistica, sto parlando del mio adoratissimo Spellgord, ragazzi. Ebbene sì, oggi posso dirlo: Spellgord is back, è tornato ed è un mazzo solido. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, ragazzi, io sono un fan di Decomistica con lo Spellgord perché è un mazzo che gioca principalmente spell. Giochiamo il minimo delle unità possibili, quindi 13 è il minimo di unità che devono stare all'interno di un deck. E quindi praticamente giochiamo metà mazzo che sono spell e anche unità che generano spell come Triss, ad esempio. Tutto ciò per sfruttare il fortissimo Aralgord. Aralgord in questo mazzo, ragazzi, che tra l'altro è stato anche buffato nelle scorse patch, che è stato portato a 3 di forza base. È uno schieramento che si potenzia di uno per ogni carta speciale che hai giocato durante la partita. Noi abbiamo 12 carte speciali nel mazzo, più carte come Triss che generano una carta speciale, più il nostro leader che ci fa rigiocare una carta speciale che abbiamo già giocato. Ricordatevi che deve essere di Scoia del Verona, l'unica limitazione. E quindi tranquillamente, ragazzi, potete arrivare a giocare 10, 11, 12 spell all'interno della partita. Anche perché il mazzo pesca tantissimo. Ci sono riuscito a trovare finalmente la quadra di questo deck tra fare punti, peschini, quindi deck thinning, e soprattutto, ragazzi, una solidità nel vincere il round anche senza Gord. Cioè, principalmente, qual è il problema di questo mazzo? Che se riuscite ad arrivare con la last 6, ovviamente. Giocate Gord per ultima carta, magari anche un round corto, va benissimo. Abbiamo un setup davvero, davvero carino per settarci il nostro Aralgord. Giochiamo la Grande Quercia, ignorantissima, ma una delle carte, ragazzi, fondamentali. Triss molto forte, ovviamente, in un mazzo dove giochiamo tantissime speciali. Canicola del Korat, super removal e anche la nostra rimozione di artefatto, manufatto. Richiamo della foresta, quindi a parte Triss, con richiamo della foresta possiamo praticamente richiamare tutte le unità del nostro mazzo e buffarle anche di uno. Ma la cosa principale, ragazzi, è che è una carta natura e ci servirà sia, ci potrebbe servire sia con il nostro leader, quindi riutilizzare il richiamo della foresta con il nostro leader, magari per prendere Gord se non l'abbiamo trovato, ma giustizia di Novigrad, ragazzi, in questo mazzo è una carta chiave. Spesso e volentieri faremo il leader con giustizia di Novigrad. Perché? Perché giocare un nano da 5 con scudo e richiamare un nano dal mazzo. Andiamo a vedere quali sono i nani che giochiamo. Volontari di Magam, quindi fortissimo. Se li abbiamo entrambi nel deck, richiamandone uno, richiameremo anche l'altro. I nani Berserker, che non sono assolutamente da sottovalutare. Che comunque ci permettono di fare dei ping, dei danni nel tempo, quindi sono degli ottimi nani control. Oppure abbiamo anche il brigante di Magam, quindi anche lui potrebbe essere un buon target per la giustizia di Novigrad. In questo mazzo giochiamo anche, ragazzi, ed è importantissimo saperlo, Consiglio di Isengrim. Questa carta è un altro tutor che ci buffa di due l'unità che andiamo a prendere. E ci fa vedere un nano, una driade e un elfo a caso presenti nel tuo mazzo. Quindi dovete ben sapere quali sono i nani, gli elfi e le driadi del nostro mazzo. Perché di driade ne abbiamo solamente una ed è Fav. Fav è fondamentale per giocarci una carta natura dal mazzo. Il consiglio di Isengrim a sua volta è una natura. Oppure possiamo prendere il richiamo della foresta con Fav. O semplicemente possiamo prendere uno sparo da 5, rappresaglia della natura, che è una carta natura. Oppure Tempra, che è un buff di 5, se un nano gli fornisce anche 2 di armatura, perfetta per scombare con il nano Berserker. O addirittura possiamo prendere come ultima proprio chance, ultima carta per non briccare Fav, cioè è possibile briccare Fav con questo mazzo, il Purify. Purify, inoltre se avete Fav in gioco,
che è l'unica triade del nostro mazzo, fornirete anche vitalità 3, ma principalmente fate un boost di 3 e un purify. Altre carte fondamentali da conoscere, ragazzi. Quali sono i nostri elfi? Di elfo ne abbiamo due saggi. Abbiamo due saggi fondamentali in questo mazzo, ragazzi, perché è una 4 che si potenzia di 2 ogni volta che giocate una carta speciale. Quindi è il nostro engine principale per quanto riguarda, diciamo, quando non volete ancora giocare Gord per iniziare il primo round, può essere un'ottima carta con cui iniziare il round, insieme magari al nano e al brigante di maga. Ma abbiamo anche un altro elfo, sempre per il discorso di non briccare, che è l'uno verde d'Olbladanna Saerta, semplicemente un filler del deck, che comunque può aiutarci a controllare in quanto una 3 che riesce a fare fino a 3 danni. Cosa c'è ancora da sapere, ragazzi? Abbiamo un AoE, smembramento, molto forte. E abbiamo Frana di Becker, quindi abbiamo una bella removal, una speciale da 8 danni. Quindi anche di target un po' più fastidiosi, con il body un po' più importante, lo rimuoviamo con lei. Se non bastasse lei, abbiamo Canicola del Conat. Avete visto quindi che abbiamo i Tutor, abbiamo comunque le power play, perché fare giustizia di Novigrad, fate una fila di nani. Potete fare giustizia di Novigrad con il vostro leader, potete settarvi una quercia, cioè potete giocare con quelle carte che fanno valore di Scoia'dael. Assolutamente, assolutamente. Mazzo sicuramente che non è facile da giocare, ragazzi, soprattutto la gestione del deck, però principalmente il consiglio che posso darvi, intanto andiamo a cercare la partita. Il primo consiglio che posso darvi è cercare di vincere il round 1 per avere la last 6. Assicurarsi che Gord last 6 è molto importante. È un mazzo che potete, con cui potete giocare anche in maniera, anzi dovete giocare in maniera aggressiva, cioè non è un mazzo con cui volete il round lungo, è un mazzo con cui semplicemente volete arrivare a un round corto dove magari fate doppia giustizia di Novigrad o comunque rigiocate la giustizia di Novigrad dal cimitero e Gord ultima carta. Importantissimo, ragazzi, contro il postore trovare la canicola del Korat. L'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Partiamo per primi. Io toglierei la tempra. Toglierei smembramento, che probabilmente questo matchup non è fantastico. Due purife mi sembrano eccessivi. Trovare la giustizia di Novigrad sarebbe carino. Allora, qui abbiamo diverse partenze, ragazzi. Possiamo fare il richiamo della foresta, andarci a chiamare Fav, giocare Fav per giocare magari con consiglio di non ce l'ho in mano. Ok, no, consiglio di Isengrim ce l'ho in mano, quindi Fav in questo momento non è così importante. Io giocherei consiglio di Isengrim per partire con l'elfo, in questo modo da non perdere punti su di lui. Quindi giocare il saggio. Giocare il saggio già a 6 è molto importante. Io, ragazzi, vorrei giocare un po' intorno alla spell che fa 6 danni, cioè quella che se c'è un'unità sola fa 6 danni. Non la dovrebbe giocare lui, però per sicurezza, se vuole giocare subito lo scenario, cioè glielo banniamo subito, glielo mandiamo al bar e dovrà inventarsi un'altra win condition. È vero che lui ha impostore, quindi ha sicuramente Vanimar e può distruggere un pezzo qualsiasi, quindi assolutamente dobbiamo cercare di trovare Gord, ultima mossa, quindi di vincere il primo round. Io partirei col primo purify. È vero che questo matchup effettivamente i purify avrei potuto neanche tenerli, non voglio farlo diventare troppo grosso, però questo me l'ha chiamato. Andiamo a purificare e non baffiamo solo di 3, ma baffiamo di 5, perché questo tizio si potenzia di 1 ogni volta che giocate una speciale. Vedete quanto è diventato già grosso. Ok, lui pare che non voglia giocare subito. Potrei in realtà togliergliela anche dopo la dama. Potrei giocare il brigante di Makam. Giocare lui. Qui, ragazzi, ho fatto una minchiata grandissima. In realtà potrei risolverlo in due pezzi, perché non ho pensato che effettivamente la vitalità del brigante gli ha proccato la sua passiva. Quindi adesso se lui mi mette un poison, what? Defender?
Defender non me l'aspettavo. Defender non me l'aspettavo. Io andrei a rimuovere lui. Forse probabilmente vuole giocarmi qualcosa di... Cosa vuole giocarmi? Non so. Io comunque andrei a rimuoverlo perché non la voglio lasciare in campo lei. Questo diventa gigantesco, ma io penso che lui questo me lo rimuoverà in qualche modo. Forse vuole giocarmi lo scenario. Però l'ha messo avanti. Potrebbe giocare Damien. Non so. Metterlo davanti potrebbe essere Kair. Damien. Perché se non lo doveva mettere dietro, dove aveva già un minion importante da proteggere. Ok, Damien, non mi fa impazzire questa sua giocata. Quindi vai subito a giocarti il leader. Lui ha giocato molto molto aggressivo, però boh, mi è sembrato anche abbastanza eccessivo. Potrei giocare il volontario di Makam per cercare di tinnarmi il deck. Potrei anche passare in realtà. Boh, non so. Io passerei. Passerei, lui ha giocato Damien in maniera un pochino arrogante. Più che altro il Defender, a me va bene che l'ha giocato adesso. Ok, non abbiamo più la Last 6 in questo momento. Però potremmo trovare win condition alternative. Probabilmente lo scenario secondo me non lo ha in mano lui. Da come gioca aggressivo mi sembra il tipo che l'avrebbe giocato. Forse non è un doppio scenario. Semplicemente gioca Damien piuttosto che Assire. Non so. Vediamo un po'. Vediamo come si sviluppa. Intanto vediamo che cosa gioca per vincere. Andrà bene, gli basta una bronzo qualsiasi. Però difendere Damian così di ignoranza mi sono sembrati eccessivi. Ok. Vabbè. Sicuramente gioca scenario perché gioca la dama. Gioca i poison. Vediamo se lui adesso gioca aggressivo o vuole giocarsi un round 3 lungo. Un round 3 lungo potrebbe essere problematico. Mi piacerebbe trovare la giustizia di Novigrad. Allora, sicuramente un volontario di Makam lo rimettiamo dentro. Ok, perfetto. E togliamo anche l'altro. Un round lungo, smembramento non è bad. Occhio che se lui vuole pushare rischia, perché noi abbiamo delle ottime tempo play anti-push, come ad esempio la giustizia di Novigrad. Cioè la giustizia di Novigrad con i volontari che entrano dal mazzo sono 11 punti con una sola carta. Assire per rimettersi Damien, immagino. Forse il Defender. Damien. Assire per Damien, boh, accettabile. Io giocherei il brigante. Non penso che lui voglia questa. Non mi sembra un tipo. Se ne lui passa qui. Assire su Damien penso che sia la prima volta che lo vedo. Non so veramente cosa aspetta. Invece no, pensavo. Che lui. Invece lui vuole pushare. E allora, amico mio, adesso ti becchi il push. Cioè, adesso ti becchi il counter push. Qui andiamo in vantaggio anche di parecchio con questa giocata che ho fatto. Quindi in questo momento ci siamo ripresi la last 6. Tra parentesi, questo coso l'ha messo avanti, quindi anche se volesse giocare matta, riprendersi Damien davanti, cioè smetterebbe di buffare la divisione magna. Lui ha passato. Pazzo scatenato. Pazzo scatenato, ragazzi. Cosa? Perché hai giocato la divisione magna? Per farmi tirare
La giustizia di Novigrad è perdere la Last 6, quindi adesso mi hai dato Gord ultima mossa. Sono un po' scioccato. Occhio, 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 che abbiamo il richiamo della natura. Occhio a non bricare il richiamo. Io Gord lo rimetterei tranquillamente nel mazzo. Il Purify non è male. Fav può prendere anche Tempra volendo. La frana del Becker non mi dispiacerebbe. Forse tolgo la Dolblatana. Ok. Avrei preferito diversamente, però va bene. Iniziamo di elfo. Yes, that would fit perfectly. Posso giocare giustizia di Novigrad, ragazzi. Posso giocare giustizia di Novigrad per prendere il nano. Ok, lui qui mi ha trovato la risposta. Peccato, peccato, questo era grosso. Peccato. Fav prende Tempra, quindi posso aspettare. Non ho tantissime giocate proattive. Non ho tantissime giocate proattive, quindi probabilmente giocherò leader. Cioè farò una giocata di questo tipo, quindi giustizia di Novigrad. Andiamo a prendere il nano Berserker. E vado a giocarmi Tempra sul nano. Ok. È vero che perdo un punto, ma in questo momento mi interessa fare una giocata proattiva. Assolutamente. Il Purify comunque ce lo teniamo. Smembramento. Filtro di Petri. Perché io devo trovare gente che mi gioca filtro di Petri? Qual è il motivo per cui io devo trovare persone che mi giocano il filtro di Petri? Cioè, secondo me è una cosa normale, secondo ragazzi. Cioè, giocare un'altra Tempra mi sembra eccessivo. Però penso che sia l'unica giocata plausibile. Faccio su di lei, ovviamente non gioco tutto lì, quindi buffo Fav, vabbè. Io comunque sto mettendo i punti, a differenza sua. Sto mettendo dei punti. Ok, ho deciso di fare leader. Va bene. Ok, quindi gioca Diamond, va bene, dai. Accettabile. Diciamo che è accettabile. Diciamo che è accettabile. Non ho la più pallida idea di che mazzo sia, ragazzi. Però. Ricordiamoci sempre che il richiamo mi serve per Gord. Purifichiamo lui. Purifichiamo lui. Questo mondo torna a sparare. È vero che qui siamo un po' sotto ogni Never Invocation. Questo tipo, io so, ho paura che questo piuttosto che. A parte che. Vabbè, giocare Canicola per filtro di Petri mi sembrava eccessivo. Kair non è un problema. Cioè, Kair. Kair è morto. Gli spariamo 5 danni subito. In realtà potrei anche giocarmi Triss adesso, però non voglio rischiare. Facciamogli 5 danni, andiamo sul sicuro. Si sa mai. Non si sa mai. Lui sicuramente giocherà Vanemar. Non capisco perché non gioca scenario. Il simulatore, va bene. Ok. Qui giocherei Triss probabilmente. Andiamo di Triss. 5 danni. 5 danni, gli ammazzerei il pezzo dietro. Vediamo di 5 danni sul pezzo dietro. Cioè comunque siamo ancora avanti di parecchi punti. È vero che lui probabilmente avrà invocazione di Yennefer. Forse a Battier. Potrebbe avere un altro filtro di Petri e giocare una roba tipo Battier. Leto su Damien. Ok.
Leto su Damien, facciamo canicola. Sì. Forse avrei dovuto staccare la fila per dare un po' di valore alla quercia. Ora che ci sto pensando, favola dove metto avanti. Sinceramente io un leader non glielo voglio dare. Tanto non penso che gioca lo scenario. Cioè da come ha giocato, semplicemente giochi blocchi, va bene. Ok, questo ce l'aspettavamo. Questo è il nostro turno di... Potrei anche giocare la quercia e aspettare a fare uno smembramento. Quindi una quercia da due. Ok, non è grandissima, però ragazzi... Comunque 9 punti in un matchup strano. In un matchup strano. Spariamo qua. Siamo comunque a pari punti, ma noi sicuramente abbiamo un'ultima play più forte della sua. Non ho contato quanti punti so ha Ralcord, ragazzi, ma viene anche buffato dal richiamo della foresta di 2. Uno perché è una carta natura. Ok, probabilmente andrà ad avvelenarci questo. Ci prendiamo 6 punti dallo smembramento. In questo momento siamo addirittura avanti. Lui farà 7 più poison. Ah no, invocazione di Ender. Quindi proprio un pazzo scatenato. Non si sa cosa fosse il suo mazzo. Io penso che lui... Boh, non so, non so che dirvi. Sembra di aver... Guardate il buff. 12 di buff per Arcord. Cioè, più il buff di richiamo. 17 punti di Arcord. Mamma mia. Mamma mia, però il tizio non so che mazzo giocasse. Non me lo chiedete. Ma io so bene il mazzo che giochiamo noi e il nostro mazzo è valido. Haralgord è tornato. Cioè, anche comunque in un matchup lui tenne 7, era un contro, quindi aveva comunque delle removal. Non ci ha permesso di staccare la row, la fila. La quercia comunque ha fatto 9 punti. Cioè, è una carta che è proprio nella peggiore delle ipotesi. Potete anche giocare Alargord come ultima mossa rigiocando il leader, quindi magari giocare il richiamo della natura dal cimitero, però vi assicuro che fare doppia giustizia di Novigrad è tanta tanta roba con questo mazzo, tanta tanta roba. Andiamo con la prossima. Sono Nilfgaard. Questo però è uno scenario sicuro, dai. Decisione strategica. Doppio scenario 100-100. Comunque la canicola c'è. È importantissima della giustizia di Novigrad. Raga, veramente importante. Tempra la toglierei. Smembramento lo toglierei. Giustizia di Novigrad. Perfetto. Peccato, peccato avere il volontario in mano. Però abbiamo anche altri nani. Cioè abbiamo il brigante. Abbiamo il nano berserker. Abbiamo il Fob nel mazzo, vedete che sto mazzo comunque c'ha una solidità perché c'ha veramente tanti tutor. Difficilissimo non farlo girare, infatti mi sto divertendo un casino. Ho messo parecchio, raga, a trovare sta build. Perché effettivamente trovare il giusto bilanciamento tra peschini. Comunque avere la value, il problema dei mazzi spell. Dello spell core è che comunque è praticamente un no unit. Ed essendo un no unit. Non è facile vincere, cioè trovare il modo per vincere due round. Cioè solitamente noi unit sono molto forti in un round, ma soffrono tanto nell'altro. Invece questo mazzo, ragazzi, è veramente solido. Io partirei aggressivo e andrei a prendere lui. Stacchiamo avanti. Magari riprendiamo subito il suo stratagemma. Allora, il Purify ci serve sicuramente. Questo sarà appena bottatissimo di poison. Sto pensando. Ok, eccolo qui. Questo amico mio te lo mando al bar. Proprio te lo puoi scordare. Se la tua idea era di giocarmi lo scenario per due volte, ti sbagli di grosso. Perché? Via, via, via. Siamo anche avanti di punto con il ping del berserker.
E scrivetemi nei commenti quanti di voi in questo preciso istante stanno avendo un orgasmo insieme allo zio. Voglio saperlo uno per uno, quindi tutte le persone che in questo momento stanno godendo insieme a me, voglio sapere i nomi o i nick. Va benissimo. Ragazzi, abbiamo asfaltato Nilfgaard 2 su 2. Io sono veramente orgoglioso e fiero di ripresentarvi a distanza di mesi uno Speygord degno di tale nome. Mazzo veramente fantastico. Mi sono innamorato di questo archetipo perché comunque rappresenta molto bene l'archetipo control, ma allo stesso tempo avete anche delle power play importanti. Cioè, vi ho fatto vedere quanto Giustizia di Novigrad possa essere una carta arrogante e giocarla due volte, quindi egoistica, ragazzi, nonostante sia stata nerfata a 12 è talmente forte giocare due Giustizie di Novigrad nella stessa partita. Pazzesca, pazzesca, un leader veramente pazzesco. Ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like allo zio, iscrivetevi, condividete, lasciatemi un commento, ragazzi. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le news e le novità dello zio Marco. Ragazzi, ci becchiamo con il prossimo video sul tubo.